Allora, cari amici, buonasera. Grazie di essere venuti stasera a vedere questa nostra esposizione messa insieme grazie alla sponsorizzazione e patrocinio del Comune di San Casciano, che ringraziamo vivamente. E abbiamo esposto scultura e pittura insieme perché l'idea era quella di mettere insieme due forme d'arte che possono essere legate da un soggetto e da un'espressione comune, noi cerchiamo di fare il nostro massimo per dare spazio alla nostra espressività. Io sono Simoncini, Andrea Simoncini, pittore, e il mio tema è quello del passato, del mito e mitologia. Il mito è un ideale, è un soggetto alto, si pensa agli dei, si pensa agli eroi, e io cerco di raffigurare poi in espressione pittorica, in espressione visiva, il mito. Ciò diventa poi mitologia, dal mito passa alla mitologia. Mitos è il Dio, Logos è la narrazione. Ciò mettendo le cose sulla mitologia. E io infatti cerco di fare questi assemblaggi. E sono cose che vengono fuori da un pensiero, vengono fuori dalla lettura, dalla visione, dalla frequentazione di circoli artistici, anche scambiandoci delle idee, scambiandoci delle impressioni. Perciò cerco di legarmi a questo soggetto per me molto, molto sentito, molto fertile. E porta avanti parallelamente tra la figurazione classica e concettuale, che è dall'altra parte del passato, porta avanti questo messaggio. Beh, insomma, è vario tempo che sto sviluppando questo soggetto, non è una cosa recente, gli amici lo sanno, insomma, che sono da tempo molto nella ricerca, e per me questa è una ricerca. La ricerca pittorica che ha un suo svolgimento, ha una sua valenza, proprio perché io credo che in pittura la ricerca sia fondamentale. Senza la ricerca la pittura non ha senso, senza la ricerca che non dà un messaggio la pittura non ha senso. E credo ancora nella pittura, questo è il fatto, credo ancora nella pittura mitica, nel pennello, nella tela, nel colore che si punta dal cartolario, si spende soldini, si passa delle ore, si prova e si riprova, è quello che si sente viene poi trasmesso in immagini. Perché la pittura non ha fine, la pittura non potrà mai avere fine, perché fa parte dell'impressione, dell'emozione e dell'immediatezza del pensiero. Poi tutto il resto sono costruzioni intellettuali di una visione allargata che può spaziare dalla costruzione, passare dalla scultura, pittura, dalla microscultura, dalla video art, dalle scelte più strane, insomma, quello che si vede, grandi artisti che usano materiali tipo lo specchio, tipo superfici riflettenti, e quelle sono sperimentazioni per me, nel loro ambito, però io ancora credo nella pittura fino a quando ci vedo, chiaro, per ora vado avanti su questa strada, e speriamo di continuare così. Grazie. Io sono Lorenzo Caricani, sono uno scultore, anch'io vi ringrazio tutti di essere venuti, il comune, l'assessore ci ha dato la possibilità, nulla per divulgare un po' quello che è la mia passione nell'arte, lavorare in mano. Per invogliare un po' la riscoperta del materiale che è poco conosciuto, per farlo vedere dal vivo, per farlo toccare, per condividere questa passione un po' con voi. E poi a buon giudizio, ecco. Grazie di essere venuti.